Ormai la primavera è alle porte e in questo periodo dell'anno molti di noi danno una bella ripulita alla casa. In questo video vi mostreremo come pulire la casa con detersivi naturali. L'aceto scioglie il grasso, neutralizza gli odori e disinfetta. È ideale per pulire una moltitudine di superfici, come il bagno o la cucina. Anche se l'aceto ufficialmente non è considerato un disinfettante, esso impedisce la proliferazione di batteri che non amano ambienti acidi. Il succo di limone contiene molto acido citrico che pulisce delicatamente, neutralizza gli odori ed esercita un'azione sgrassante. Come detersivo, il limone può essere utilizzato negli ambienti più svariati. Inoltre, il limone è ottimo per pulire le stoviglie e per rimuovere cattivi odori, per esempio quelli che provengono dal frigorifero. Gli oli essenziali non solo hanno un buon profumo, ma hanno anche un'azione antisettica, antibatterica, antivirale e disinfettante. Particolarmente adatti sono gli oli essenziali di limone, di lavanda e di timo. Attenzione, non usate quello di limone sulla plastica. Per preparare un detergente naturale, prendete mezza tazza di aceto di mele o di succo di limone, aggiungeteci 2 gocce di olio essenziale di limone e 2 gocce di olio essenziale di lavanda e mescolate bene. Versate poi questa miscela in un secchio pieno a metà di acqua tiepida. Non usate acqua calda, sennò evaporano gli oli. Con questa miscela si possono pulire varie superfici, soprattutto in cucina e in bagno. L'aceto o il succo di limone solvono bene lo sporco e il calcare, e gli oli essenziali hanno un effetto germicida e disinfettante. L'aceto e il succo di limone possono lasciare nell'aria un odore acido e poco gradevole, ma questo svanisce dopo poco tempo. Va ricordato che per le pulizie si possono utilizzare anche oli essenziali già scaduti. Ma perché vi consigliamo di usare prodotti naturali per pulire? Spesso i detergenti contengono sostanze chimiche che noi vi sconsigliamo vivamente. Due esempi sono il NTA e il EDTA, due acidi tossici per l'ambiente e anche per gli umani. Sul nostro blog abbiamo un articolo in cui vi spieghiamo la questione in maniera più approfondita. Il link lo trovate nella descrizione, così come il link per gli oli essenziali usati nel video.